Sì, siamo live. Un attimo che lo metto Siamo live. su Instagram. Veniteci a trovare. Siamo Ok, live. guarda qua. Ora ormai sono bravissimi perché senza che nemmeno noi gli chiediamo i commenti, hanno iniziato, vedete, a dire ciao, ci siamo, di qua di là, vi sentiamo, a confermare Bravi. la vostra norma udenza, in modo che noi possiamo essere sicuri di averlo Bravi, come state? anche oggi. Tutto bene? Cosa ci dite di bello prima che Ma iniziamo? Non tu. che ci devono dire? Non lo so, non lo Non so. lo so cosa Vediamo. ci devono dire. Su Instagram vediamo se ci sono problemi. Forte e chiaro, Davide, grazie mille. Grazie mille. Non sentite nessun Bene. rimbalzo, nessun ritorno di voci, eccetera, eccetera? Però credo di no, perché sennò già qualcuno ce l'avrebbe fatto notare. Quindi direi che più o meno ci siamo. Sì, Allora, quindi esatto. ciao a tutti ancora, aspettiamo un minutino prima di iniziare a parlare, però dai, nel frattempo raccontateci che cosa avete fatto oggi e che cosa avete mangiato a pranzo. Secondo te ce lo vorranno davvero raccontare? No, però mi importa solo di Camilla che mi dice, meno male ci siete voi. Quindi A lei me importa è soltanto di brava. Alessio, che ha detto oggi ho seguito una lezione di Enrico e sono veramente felice. O meglio, non ne sono troppo felice perché questo vuol dire che comunque ha visto la mia faccia invece di, che ne so, altre facce più belle, Gabriella più. a pranzo, Gabriella a pranzo ha mangiato la pizza. Brava, Come hai fatto tu a brava, 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 saperlo se io non lo posso leggere? Si vede che tu hai un canale preferenziale con Gabriella, questo lo approfondiremo. sì, esattamente. Ilenia dice tutto a posto, noi possiamo iniziare se è tutto a posto. Sì, possiamo iniziare. Let's start Allora, out. qual è il problema? Cioè, qual è il significato di questa live? Mario, io anche me lo chiedo, qual è il significato di questa? Perché? Perché? No, era bello, dai. Era bella. Allora, nel frattempo io vedo che aumentano le persone che ci stanno seguendo e quindi piano piano stiamo solo temporeggiando, amici, stiamo solo temporeggiando. Scusateci se vi trattiamo male, ma non. Così evitiamo di ripeterlo 83 volte. Sei bellissimo, io ti ringrazio numerosamente, Dania, se ti stai rivolgendo a me. Se no, no, non fa niente. Mentre Matteo ci tiene a sottolineare che ci vuole molto bene. Allora, Chiara giustamente dice: potrei spiegare in modo pratico come iscriversi a Universitaly? Cara Chiara, ho appena montato un video che ha fatto Mario, in cui, come un tutorial proprio per cucinare gli spaghetti con le vongole, ha spiegato passo passo che cosa fare per iscriversi al test su Universitaly. Quindi sarà fighissimo, lo pubblichiamo, credo, alla fine di questa live, in modo che non ci siano dubbi. E quindi troverete su questo canale YouTube questo video di 12-13 minuti, una cosa del genere, in cui proprio passo passo Mario fa l'iscrizione al test. E Io quindi l'ho vi passo. rifatto, io ho rifatto il test, cioè ho rifatto l'iscrizione al test, quindi lo rifarò, poi vi È una dico. ulteriore falsità. Ok. Mi assento. Tu? Perché te ne vai, Mario? Vabbè, te ne puoi anche andare se vuoi. Allora, Mario, che stai facendo? Fammi capire. Ah no, guarda, è incredibile, la tua faccia è ferma, lo so. ma non il tuo cuore, fortunatamente. Fortunatamente il mio cuore batte. Esatto. La live verrà salvata, Eccomi. sì, certo, anche questa, come l'altra, verrà salvata e la troverete anche questa su YouTube. Però, raga, il senso della live non è tanto poi riguardarsela domani, ma se avete dubbi appunto, è questo il momento giusto per chiarirveli, anche perché poi magari altri momenti non ce ne saranno presto. Detto questo, siamo comunque in 200 a chiacchierare, io credo che possiamo iniziare a venire al Sì, punto. Allora, innanzitutto giustamente, fateci vai. qualsiasi tipo di domanda nella chat, così noi quando finiamo di fare questo preambolo iniziale, poi passiamo a Le leggere la domande. chat e rispondiamo a qualche domanda. E allora, perché abbiamo organizzato questa ulteriore live e perché non ci è bastato fare la live 2 giorni fa? Allora, nella live precedente
Ci siamo un po' confusi riguardo il bando, riguardo l'iscrizione nella sede in cui verrà fatto il test, la prima scelta, eccetera. In particolare nella live scorsa abbiamo detto che bisognava pagare la tassa, diciamo, di iscrizione al test alla prima scelta. Quindi se io faccio il test in Calabria, ma avrei messo magari avessi messo cosa avrei messo se avessi messo la diciamo prima scelta a Bologna, nella scorsa live avevamo detto di dover pagare Bologna, ma in realtà non è così. Leggendo il bando si capisce chiaramente, siamo stati semplicemente noi confusi e scemotti. Si capisce che bisogna pagare l'ateneo in cui si fa il test, quindi se io sono calabrese e concorro come prima scelta per Bologna, devo pagare la sede in cui farò il test, quindi ci tenevamo a precisarlo, esatto, in Calabria nel mio caso ad esempio, quindi ci tenevamo a precisarlo per la, diciamo, per tutte le persone che ci hanno scritto oggi, per tutte le persone a cui abbiamo risposto nella live dell'altro ieri. Avete fatto super bene a segnalarci l'imprecisione, perché poi diciamo ce ne saremmo accorti dopo poco, però assolutamente è bene sì, non imbrogliarsi da subito. Esatto. Era giusto, diciamo, che facessimo questa live per chiarire un po' tutta questa raga, cosa qui, però... È chiara la cosa che abbiamo appena spiegato, cioè diteci se è proprio chiaro oppure non chiaro. Esatto. Qual è il passaggio che abbiamo corretto, così possiamo andare avanti velocemente, diciamo. Quindi diteci un po'. Sto guardando nel frattempo se ci sono un po' di domande inerenti proprio a questo argomento qua. Vediamo un po'. Tanti chiedono quando... Ok, chiarissimo, grande Linda. Tanti chiedono quando usciranno i bandi per le singole sedi, sostanzialmente. Non lo sappiamo, nel senso che usciranno quando vogliono, quindi non sappiamo precisamente quando ogni singola sede farà uscire il proprio bando, quindi sappiamo sicuramente, visto che bisogna pagare la sede in cui si fa il test entro il 29 luglio, sicuramente entro una settimana da quella data tutti gli atenei pubblicheranno, diciamo, il bando, almeno speriamo e crediamo davvero che sarà così. Però questa è l'unica data che possiamo dare. Il 29 luglio è la scadenza per pagare il bollettino per l'ateneo dove farete il test, e entro, secondo noi, una settimana da quella data lì usciranno tutti i bandi di tutte le sedi. Non vi resta che passare i prossimi giorni a refreshare le pagine di tutti gli atenei d'Italia, anzi in realtà di solo il vostro, e cercare di capire, esatto, quando verrà pubblicato, ma non ci sono certezze di quando verrà fatto. Allora, io parto dalla domanda di Alessio per chiarirne tante altre di questo tipo qua, che è inerente al discorso che stiamo facendo. Se metto Bologna come prima scelta, Universitaly mi dirà l'ateneo in cui devo sostenere il test? Allora, io immagino che Alessio non sia di Bologna e che magari è, che ne so, siciliano, per dirne una, e chiaramente vuole concorrere come prima scelta per Bologna, ma dato il contesto Covid non può fare il test a Bologna, quindi deve farlo nella sua regione, in particolare nella sua provincia. Quindi Alessio, quando si iscriverà ad Universitaly, seguendo la procedura che Mario ha fatto nel tutorial che pubblicheremo dopo questa live, Universitaly stesso segnalerà ad Alessio quali sono nella sua provincia le sedi in cui può andare a fare il test. Poi Alessio sceglierà qual è la sede tra quelle consigliate e andrà a fare appunto lì il test. E in quel luogo in cui andrà a fare il test dovrà pagare il, come si dice, il bollettino in funzione del bando che quella sede ha rilasciato. Ok? Quindi bisognerà aspettare ovviamente che la sede in cui poi Alessio andrà a fare il test avrà rilasciato il proprio bando. Quindi, per esempio, che ne so, Catania rilascia il suo bando, va a fare il test a Catania, paga il bollettino di Catania e amen, insomma, è tutto quanto funziona. Quindi anche stavolta confermatemi di aver capito un po' il meccanismo, oppure se avete dubbi su questa cosa qua, ve la rispieghiamo volentieri. Sì. Allora,
Io rispondo velocemente a Beatrice. Beatrice Gandolfi, ciao Beatrice, ci chiede: quindi per pagare aspettiamo il bando della nostra sede? Sì, per pagare è necessario, diciamo, aspettare che la sede dove farete il test pubblicherà sul proprio sito, diciamo, la comunicazione, il bando, che vi dirà come pagare, quanto pagare e tutta la procedura. Quindi è necessario che aspettiate, diciamo, che il vostro Ateneo pubblichi qualcosa sul vostro sito, ecco. Esatto. Invece vado ad oltranza fino a che non mi fermi. Vai. L'ordine delle preferenze, dice Valeria, va scritto durante l'iscrizione? Allora, anche questo lo vedrete chiaramente nel tutorial che ho fatto oggi pomeriggio, però ti anticipo brevemente. Diciamo, l'ordine delle preferenze tu lo inserisci nel momento in cui sei iscritto ad Universitaly. Quindi tu vai su universitaly.it e, diciamo, ti registri, quindi mettendo tutti i dati, eccetera, e una volta che entri, cliccando su accesso programmato, avrai la possibilità di creare la tua graduatoria, la tua lista di preferenze. Quindi l'ordine delle preferenze va fatto su Universitaly e puoi cambiare quest'ordine fino alle 15 del 23 luglio. Dopo le 15 del 23 luglio non si può più cambiare e, diciamo, il ministero terrà conto del tuo ultimo, ordine, diciamo, che hai lasciato sulla piattaforma. Allora, ci sono alcune domande interessanti che avevo visto. Allora, ecco qui. Cioè, se la sede in cui farò il test non ha un corso di laurea in medicina, come si fa il pagamento? Allora, io immagino che Universitaly ti segnalerà tra le sedi in cui puoi fare il test nella tua provincia quelle che hanno la facoltà di medicina, cioè le sedi di medicina, immagino. E quindi praticamente non sarà difficile poi poter aspettare il bando di queste sedi. Poter fare il test, credo. Poi magari non No, so. allora ti dico io che ho fatto oggi pomeriggio. Ah, vai. Io sono residente in un piccolo paesino della provincia di Cosenza, quindi su Universitaly, quando ho fatto, diciamo, l'iscrizione, mi è uscito automaticamente la sede, in cui, avrei dovuto fare il test, che nel mio caso è stata Università della Calabria. Perché Università della Calabria? Perché ha sede a Cosenza ed è l'istituto universitario più vicino alla mia residenza. Tuttavia, all'Università della Calabria non c'è la facoltà di medicina. Quindi, diciamo che per il ministero è importante far muovere meno possibile le persone. Quindi, se vicino a casa tua c'è un'università, anche se non c'è medicina, tendenzialmente ti lasceranno fare il test in quell'ateneo lì. Ma ad ogni modo, a te non interessa se in quell'ateneo c'è o meno medicina, perché tu comunque andrai sul sito allo stesso modo se c'è o non c'è medicina e comunque troverai un bando per questa cosa qui. Quindi Quindi alla fine se pagheranno c'è medicina o adesso. Quindi ad una esatto. che non è di medicina e che avrà però un suo bando per forza, no? Aspetta, non ho sentito. Come fanno a pagare il bollettino? Cioè, il bollettino a quel punto a quale sede lo pagano? Lo pagano alla sede in cui lo fanno. Cioè, Esatto. semplicemente Quella io. sede non ha un bando per il test di medicina, avrà sicuramente scritto da qualche parte sul No, suo no, sito. no. Quella sede sicuramente avrà un bando Avrà sicuramente per un il test bando, di quello medicina. sicuro. Cioè, proprio tra. Non so la sezione specifica dove ci sarà, però ci sarà questo documento in cui ti diranno: se devi fare il test in questa università, paga Devi secondo pagare queste questo. istruzioni qua. Sì. Quindi non ce ne Semplicissimo. frega niente che vi segnalino. Per esempio, guarda, Luca ci diceva: sono in provincia di Bergamo e mi è uscita in iscrizione all'università di una sede che non ha la facoltà di medicina. Quindi immagino che poi quella sede che ti hanno proposto avrà un suo bando che ti, diciamo, ti Assolutamente. segnalerà un importo da pagare col bollettino. Prima chiedevano che cos'è il MAV. Il MAV è soltanto una tipologia di pagamento. Questo sostanzialmente. Sì, è il bollettino postale, Il bollettino dovrebbe postale. essere. Esatto. Mario, rispondi rapidamente qui, te ne metto in evidenza alcune. Allora, sì. Ciao Imma, c'è un numero limitato di scelte? No, non ci sono limiti, puoi scegliere cioè puoi mettere la lista di preferenze quanto più lunga tu voglia, quindi tu puoi decidere quante scelte inserire, puoi inserirle
anche tutte, puoi inserirle solo una, tanto alla fine andrà a, diciamo, in base al punteggio andrà dall'alto verso il basso, quindi certo. Tu mettendole tutte è chiaro che hai più possibilità di entrare almeno in una facoltà, perché inserisci anche quelle con il punteggio d'accesso più basso, quindi esatto. Mettendole tutte hai più possibilità, però di conseguenza potresti non voler studiare ad esempio a Campobasso, quindi è una valutazione che devi fare tu, il numero di scelte. Chiaramente tutti quelli che sono iscritti a Universitaly perché hanno fatto altri test in precedenza non devono iscriversi nuovamente, ma accedere al portale Universitaly e iscriversi sì. al test di medicina di quest'anno. Esatto. Sì, e come ho fatto io oggi pomeriggio. Se non ricordate la password, c'è una sezione perso la password, dovete mettere il codice fiscale e la mail e vi mandano il link per accedere, per modificare la password. Esatto. Quindi, no problem. Vediamo un po' questa domanda qui, mi sembra complessa. Quindi si può fare l'iscrizione e aggiungere il pagamento in seguito, eseguito nella sede dove si svolge il test e quindi non nella prima scelta? Assolutamente sì, è proprio questa la procedura. Cioè tu puoi iscriverti a Universitaly selezionando la prima scelta e tutto l'ordine di preferenze, che approfitto per rispondere anche a Giovanni un attimo, è vincolante dopo il 23 luglio, perché il 23 luglio alle 15 scade il termine ultimo entro il quale poter modificare il tuo ordine di preferenze. Fino a quel giorno lì, fino a quell'ora esatta lì, puoi fare magheggi con il tuo ordine, quindi cambiare idea, spostare le facoltà, le sedi nel modo che preferisci, eccetera, eccetera. Torno qui, quindi sì, giusto, tu per esempio, Miri, se ti sei iscritta su Universitaly oggi, o ti iscriverai, che ne so, nei prossimi giorni, e il bando della tua sede in cui fai il test nella tua provincia non è ancora uscito, chiaramente perfezionerai poi l'iscrizione pagando il bollettino presso quella sede appena uscirà il bando della facoltà stessa, della sede stessa, scusami. Quindi Alessandra diceva, qualcuno sa come pagare il test alla Federico II? Ora, se ti è chiaro quello che abbiamo spiegato, capisci che la domanda è, come dire, ha già una risposta, cioè se la tua prima scelta è la Federico II, ma non sei di Napoli, allora dovrai pagare il test nella sede in cui andrai a fare il test, ok? Se sei per esempio pugliese andrai a pagare il test, che ne so, a Foggia o a Bari, e risulterai però iscritto, cioè risulterai a star competendo per la prima scelta Federico II. Se invece vuoi fare il test alla Federico II perché è la tua prima scelta e perché abiti a fianco alla Federico II, allora pagherai il bollettino alla Federico II. Ma nel bando delle università ci sarà scritto dove recarci? Assolutamente sì, quindi poi ogni bando, assieme alle coordinate per il bollettino da pagare, avrà sicuramente, che ne so, delle istruzioni per dire il test si farà con questa procedura, a quest'ora, ci vediamo lì, praticamente. Gabriella, Gabriella Bianchi, Grazie, Miri. Gabriella, andiamo da Gabriella. Gabriella Bianchi, chi mette una sede come prima scelta ha più possibilità di me di entrare lì solo in caso di punteggio o anche se sotto di me, scorrimenti? Allora, la graduatoria innanzitutto è costruita per dare merito a quelli che fanno più punteggio. Quindi questo, diciamo, è l'obiettivo della graduatoria nazionale. Se tu metti come prima scelta Bologna e fai 55 e io la metto come, cioè io metto Bologna come seconda scelta e faccio 55, entri tu. Proprio stesso punteggio, hai più, diciamo, hai la precedenza su di me. Se però io la metto come seconda scelta e faccio 56 e tu come prima e fai 55, allora entro io perché ho fatto più punteggio di te. Quindi questa è proprio perché la graduatoria è costruita per dare merito che si premia praticamente sempre, anzi sempre, quelli che fanno più punteggio. Esatto, preciso l'ultima cosa rispetto a questa domanda perché è importante capire questa dinamica. Mario ha detto, se Mario fa 56 e Gabriella fa 55, però Gabriella ha Bologna come prima scelta e Mario ha Bologna come seconda scelta, in quale caso Mario entra a Bologna prima di Gabriella? Se la prima scelta che ha Mario Ciao, ha un punteggio di matricolazione che è superiore a 56, perché se Mario avesse come prima scelta Bari, per dire,
che ha come punteggio di matricolazione 53, il suo 56 non è utile per concorrere per Bologna, ma automaticamente lo vincola a Bari, che aveva messo come prima scelta. Quindi questa esatto. È la... Vi è chiaro il meccanismo assegnato, prenotato, come scorre la graduatoria, o meglio, non come scorre, come si muove la graduatoria? Se non vi è chiaro, se qualcuno non vi è chiaro, parlato abbondantemente e c'erano anche tante più persone in live, quindi probabilmente oggi sono collegate più che altro chi aveva dubbi rispetto a qualcosa che ieri avevamo già discusso. Vediamo un po' che altro c'è. Questo allora, non lo so, però credo di sì, certo, cioè nel senso. No, allora Valeria, per quanto riguarda i test di professione sanitaria, innanzitutto dipende tanto dalle università, perché è un test che si basa non nazionale ma sull'università. Devo già specificare il campo. Per quanto riguarda professioni sanitarie, devi fare delle scelte. Quindi nell'ambito delle professioni sanitarie, ad esempio, puoi scegliere logopedia come prima scelta, ostetricia come seconda scelta e fisioterapia come terza scelta. Quindi diciamo che devi scegliere, devi fare alla fine quello che fai per il test di medicina, devi mettere delle preferenze, poi in base al tuo punteggio e quello degli altri tuoi colleghi scalerai di facoltà. Quindi questo, devi mettere delle preferenze, sì. Domanda importante. Se faccio l'iscrizione per medicina, ma voglio fare anche altri test, posso farli? Assolutamente sì. Tu puoi essere iscritto contemporaneamente a più test d'ammissione, però non puoi essere iscritto contemporaneamente a due università. Quindi questo è chiaramente un buco di legge pazzesco, però d'accordo. Quindi sì, anzi, consigliamo a tutti di fare più di un test, più del test di medicina. Fate altri test, poi però vi immatricolerete soltanto in una di queste facoltà a cui poi avete superato il test, ok? Per i residenti all'estero, ricordo che ieri ne abbiamo parlato abbondantemente, quindi se ne hai modo, vatti a guardare la live che c'è sul nostro canale YouTube di ieri sera, perché a un certo punto parliamo anche di questo contesto qua. Però se mi ricordo bene, i residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, fanno il test nella prima scelta. Quindi proprio se tu, per esempio, vuoi concorrere per Milano, ok? Ma non sei in Italia in questo momento perché risiedi all'estero, andrei a fare il test a Milano, quindi al contrario degli altri che non faranno per forza il test in prima scelta, ma lo faranno nella provincia di residenza, tu invece che sei residente all'estero vai in prima scelta, perché si capisce che sono eccezioni che non vanno a compromettere l'equilibrio sociopolitico dell'Italia tale da impedirle sostanzialmente, quindi... hanno pensato di fare così. Quindi per te, di fatto, non cambia niente. Devi andare a fare il test in prima scelta, come gli altri anni. Giacomo Scremin, evidenziamelo, please. Vado a cercarlo su, eccolo qua. Dopo l'iscrizione a Universitaly, bisogna preimmatricolarsi alle scelte universitarie messe in lista, ovvero se metto 5 scelte, devo preiscrivermi in tutte quelle 5 università? Assolutamente no. In effetti questa cosa secondo me è molto importante da sottolineare, perché non è specificata secondo me quanto dovrebbe, in realtà. Nel senso, la preimmatricolazione che intende lui è la registrazione all'università che tu fai quando scegli ad esempio un'università in prima scelta. Cioè, okay. Per dire, io ho Bologna, Pisa e Siena come prime 3 scelte, devo preimmatricolarmi in tutte e 3 queste scelte? Questa è la domanda che fa, secondo me. E chiaramente no, devi neanche preimmatricolarti, perché non è il termine giusto, ma devi semplicemente pagare il contributo nell'ateneo in cui farai il test. Quindi nell'ateneo che ti esce calcolato sulla base della tua residenza. Cioè, nel senso, fai così, vai a fare il test in quella sede, però stai concorrendo per la prima scelta, poi appena sarai assegnato o prenotato ti immatricolerai a seconda del luogo in cui sarai assegnato, oppure darai come dire
ti dimostrerai interessato a rimanere in graduatoria per aspettare, che ne so, gli scorrimenti nelle varie scelte, se non sarai assegnato in prima scelta. Ok. Vediamo un po'. Questa è una domanda che ho visto che qualcuno ha fatto. Allora, qui non ci sentiamo di consigliarne uno in particolare perché noi non vogliamo consigliare a nessuno un ripiego rispetto a medicina, quindi su una facoltà che semplicemente ti prepara bene per il test l'anno prossimo, perché non è un approccio che a me piace. Io dico che bisogna scegliere la facoltà a cui accedere se non si entra in medicina in funzione dei propri gusti, delle proprie preferenze, cioè ti piace studiare biotecnologie? Metti quella perché non sai cosa accadrà nei prossimi mesi, non sai se cambierai completamente idea, non vorrai più fare medicina perché ti appassionerà quello che stai studiando, eccetera, eccetera. Anche perché parlando di biotecnologie, biologia, profsanitarie o altro, comunque hanno una preparazione nel corso del primo anno che è molto simile se poi vuoi riprovare il test di medicina l'anno successivo. Anche come convalida degli esami sono piuttosto paragonabili. Quindi non ragionare su cosa mi conviene fare per riprovare il test l'anno dopo e farmi convalidare qualche esame? Ragiona su quello che mi può piacere e poi continuare a fare. Lorenzo. Michela Baldi, grazie. Se Prego. rinuncio ad un ateneo, rimango comunque in graduatoria? Allora, non credo di aver capito cosa intendi per rinunciare ad un ateneo, ma provo a dare la mia interpretazione a questa tua domanda. Allora, se tu hai come prima scelta Bari e fai un punteggio tale da poter, da poter entrare a Bari, allora tu risulti assegnata. E se risulti assegnata, se non ti immatricoli a Bari, tu perdi il posto. Quindi, diciamo che non puoi mai procedere al ribasso nella graduatoria, perché se tu viene assegnata la prima scelta, devi per forza immatricolarti a Bari, nel tuo caso, ad esempio, e se non ti immatricoli a Bari, perdi il posto. Se invece, ad esempio, vieni prenotata nella tua seconda scelta, non puoi decidere tipo no, non voglio andare a Milano seconda scelta e voglio andare nella mia terza scelta. Non puoi decidere questo perché non puoi procedere al ribasso nella graduatoria, ma invece puoi aspirare verso l'alto, tra virgolette. Quindi tu puoi decidere di confermare l'interesse per lo scorrimento della graduatoria e in questo modo quando a Bari si libererà un posto. Ad esempio, perché la gente non si immatricola, allora verrai ripescata, tra virgolette, tu. Però tu non puoi dire, visto che ho fatto un punteggio buono, adesso mi scelgo l'ateneo, perché No, no. è proprio questa, diciamo, l'importanza della graduatoria. Delle Quindi, preferenze, corretto, sì, esatto. ed è Mi raccomando, l'importanza voi della fate prima un'ordine di scelta. preferenze. È Certo, l'importanza voi della dovete prima fare un'ordine scelta. di preferenze in base a dove volete andare, ok? Cioè, Esatto. assicuratevi di conciliare i due fattori, sia un verosimile punteggio decrescente delle sedi, perché appunto, se non rispettate questo criterio, poi potreste precludervi di entrare insomma, nelle sedi a più alto punteggio, ok? Perché se mettete prima di Milano Foggia, è molto verosimile che anche facendo 90 non potrete mai andare a studiare a Milano, mentre magari vorreste. Quindi se vorreste andare a Milano, ma temete soltanto di non fare un punteggio abbastanza alto, non abbiate paura, mettetela come prima scelta e poi mettete le altre in maniera decrescente, sempre però considerando la vostra volontà di andarci poi, ok? Vediamo poi, vediamo. Vediamo. Allora, Caterina fa una domanda molto simile a quella a cui ho risposto. Miriam velocemente dice, Vai. posso aspettare scorrimento anche per la prima scelta? Beh, certo, cioè, nel senso è proprio questo l'unica cosa che puoi fare. Se non entri in prima scelta direttamente, quindi sei però prenotata per la prima scelta, di fatto stai aspettando uno scorrimento, ok? Quindi stai aspettando che in prima scelta si liberino dei posti e
se appunto questo accade, e nel caso accadesse, poi risulteresti assegnata in prima scelta. Questo è il discorso. Le scelte che puoi mettere sono tutte quelle che vedete su Universitaly. Se voi ora vi collegate su Universitaly, avete tutte le scelte possibili per medicina e odontoiatria, quindi potete mettere tutte virtualmente. Se non sbaglio, sono tipo 35 di medicina e 33 di odontoiatria, una cosa del genere, e potete No, mettere tutte. sono aumentate quest'anno, però Ah, sono ok. tantissime. Potete mettere tutte 70, tutte 80, se siete disposti a studiare in tutte queste sedi, ok? Quindi sta a Sì. voi. Caterina, mi dicevi? Caterina Palmeri. Ciao Vai. Caterina. Allora, dopo esserti iscritta su università, tu devi fare una singola cosa. Devi aspettare che l'ateneo in cui sosterrà il test pubblichi il bando, la comunicazione per tutti quelli che sosterranno il test lì. In questa comunicazione, questa sede ti dirà come pagare il bollettino, quindi i soldi che gli devi per farti fare il test in quell'ateneo, e non devi fare altro. Se, ad esempio, tu sei residente in un paesino vicino Cosenza e devi fare il test all'Università della Calabria, devi aspettare che l'Unical pubblichi sul proprio sito questo bando qui. Se non c'è, non fa niente. Aspetta, tanto hai tempo fino al 29 luglio. Quindi è l'unica cosa che potete fare dopo esservi iscritti a Universitaly. Allora, riprendo questo concetto che vedo che magari non è chiarissimo. Faccio un esempio. Se io metto come prima scelta Bologna e riesco a entrare con 55, mentre Mario fa 56, ma mette come prima scelta non Bologna ma un'altra città, chi entra? Allora, se appunto specifica sempre lui, l'altra città ha un punteggio minimo di 56, quindi appunto. Mario ha come prima scelta questa città che ha come punteggio minimo 56. Mario entra nella prima scelta, quindi nella scelta in cui il punteggio minimo è 56 e quindi non va a concorrere per Bologna. Quindi entri tu, MTDVAI. Mentre se la prima scelta di Mario non fosse una città con punteggio minimo 56, ma 58, in cui appunto non sarebbe sufficiente, allora entrerebbe lui a Bologna al posto tuo. Non al posto tuo, ma insomma, prima di te. Al posto tuo, esattamente al tuo posto. Chiaro, no, non mi fare pronunciare questo nome, dimmi soltanto se è chiaro. Come faccio a capire se la mia università ha pubblicato il bando? Ti basta andare sul sito dell'università e vedere sostanzialmente se ci sono bandi pubblicati e sì, immagino sia molto facile. Sì, esattamente. La voce assegnato voi la vedrete soltanto a fianco alla vostra prima scelta, perché è come dire, l'assegnazione vuol dire che siete utili con il punteggio che avete fatto ad entrare direttamente in prima scelta, ok? Mentre sareste prenotati per le seguenti, nel caso in cui non foste assegnati in prima scelta. Quindi sareste prenotati per la prossima scelta, se il punteggio è utile lì. Mentre vi uscirebbe fine posti nel caso in cui il vostro punteggio non fosse utile da nessuna parte. Ok, grande. Allora, No, io volevo andare qui. Ecco qua, ce l'ho fatta. benissimo. Pagamenti, Mario, spiegaci. Allora, ciao Giussi, ma il bonifico va fatto entro alcuni giorni dall'iscrizione oppure entro la data di scadenza della domanda? Va fatto entro la data di scadenza della domanda. Però il bonifico, in realtà non so se è un metodo di pagamento, diciamo, accettato. Quello che vi consigliamo noi è di pagare con la carta di credito direttamente diciamo, sul sito dell'università quando pubblicherà il bando. Perché? Perché se pagate, ad esempio, col bollettino postale, avrete il tempo di latenza dopo che fate il pagamento col bollettino postale. E quindi magari, se pagate in ritardo, potrebbe darsi che i vostri soldi non arrivino all'università. Invece, se pagate con la carta di credito, arrivano subito i soldi e siete sicuri. Non ho risposto però alla tua domanda, va fatto entro. Voglio un attimo consolare tutti quelli che invece pagheranno col bollettino, cioè quello che fa fede alla fine è la data del pagamento e non della ricezione da parte dell'università. Quindi
d'accordo, tranquilli, anche se doveste iscrivervi col bollettino negli ultimi giorni, perché comunque non è che sarà questo il motivo per cui non parteciperete al test, però volendo evitare tutte le preoccupazioni possibili, sì, immaginate, esatto, in un momento in cui comunque non avete cazzi per la testa, insomma, io vi consiglio di pagare con la carta. Esatto, sì. Meglio in quel modo. E comunque va fatto entro semplicemente la data di scadenza, entro il 29 luglio. Cioè non devi farlo, se tu fai l'iscrizione adesso, non è che devi farlo per forza entro tot giorni dalla data di iscrizione ad università. Basta che lo fai entro il 29, cioè sì, basta che lo fai entro il 29 luglio alle 15. È normalissimo che i bandi non siano ancora usciti. Io mi ricordo che l'anno scorso, in questo periodo, più o meno stavano uscendo, però non usciranno tutti contemporaneamente, quindi ci saranno proprio settimane anche di differenza tra un bando e l'altro. Sì, sì, non, sì. Non abbiate paura, perché nel senso, per forza devono uscire. Il bollettino chiaramente non si paga su University, ma si paga sull'università in cui andrai a sostenere il test, quindi il bando di quella sede vi darà le coordinate e le istruzioni per iscrivervi al test, e nulla. Valeria parlava di corsi, io qui ci farei un discorso veramente minimo, nel senso che la domanda che hai fatto comunque è chiara, nel senso, quali sono le casistiche per fare ricorso? Non c'è una casistica, cioè non c'è una serie di condizioni che dicono che in questi casi si fa sempre ricorso. Il ricorso è una, diciamo, una modalità per intervenire qualora ci siano state nella sede in cui tu hai fatto il test delle irregolarità tali da compromettere la tua prova. Questo è l'unico caso in cui, secondo me, ha senso fare un ricorso. Cioè, se per esempio una persona viene sul tuo banco e ti fa la pipì sul foglio, beh, certamente non è colpa tua se poi non superi il test, quindi si può fare ricorso. Ma se, per esempio, dall'altra parte della stanza c'è un tizio che ne so, hai il sospetto che stia guardando sotto al banco perché gli alieni avevano scritto la risposta al quesito 42, questo non è un criterio per fare ricorso. Poi chiaramente viviamo in un paese libero, purtroppo, scherzo, e quindi tutti fanno i ricorsi per le minime stronzate molto spesso, però diciamo io mi dissocio il più possibile dal fare ricorso per motivi futili, assolutamente. Pensate a studiare, più che altro... Concentratemi. Esatto, secondo me il ricorso fa entrare i ragazzi in un vortice assurdo, perché tu già andando al test con questa possibilità nella testa, vuol dire che tu, anche inconsapevolmente, tu starai attento a quello che succederà in aula per capire dove, su cosa poter far leva in caso non andasse bene, e quindi ti deconcentrerai e non darai il 100% sul tuo test. Mentre invece, se tu vedi che la commissione, che ne so, tanti dicono attenzione, la commissione deve fare esattamente 4 passi a destra e 5 a sinistra per quello e quell'altro, ci sono tanti ragazzi che si fanno ingannare, diciamo, da queste piccolezze, ingannare tra virgolette, e quindi prestano molto di più attenzione a osservare che tutte le regole siano rispettate, non che effettivamente quei 100 minuti scorrono senza che lui, diciamo, abbia mai dato la piena attenzione al suo fuoco. Quel giorno con la concentrazione che avrai, magari mille cose potranno sembrarti strane attorno a te, capito? Magari potrà sembrarti che ci sarà un carabiniere che fa entrare per prima una persona, ma in realtà non è così, per esempio. E questa cosa ti può fare innervosire tantissimo, perché ti senti, capito, presa in giro, giustamente. Però, appunto, non ci pensate assolutamente. Non abbiate mai la presunzione, potremmo dire, di dire io vado a fare il test, ma alla minima fesseria faccio ricorso, perché uno potreste non avere ragione, sarebbe deleterio per voi, e poi soprattutto i ricorsi sono veramente lunghi, sono veramente demolenti, ti fanno entrare spesso un anno in ritardo a medicina. A questo punto basta, fai il test l'anno dopo e basta, insomma. Quindi questo è il discorso. Questa è una domanda complicata, perché nel corso di questi ultimi anni il punteggio minimo di accesso si è molto alzato. Però che vuol dire si è molto alzato? Io mi ricordo quando feci il test io e anche Mario nel 2015, il punteggio minimo d'accesso era bassissimo, nel senso che era tipo 30 punti, ok?
ma che vuol dire 30 punti? Vuol dire che, quindi, che ne so, l'ultima scelta possibile per punteggio, che quell'anno forse era Catanzaro, non ricordo, aveva come punteggio minimo l'ingresso 30, 29, una cosa del genere, che voi direte, mamma mia, cioè si poteva non studiare per niente e fare 29 ed entrare. In realtà no, perché il test era semplicemente il più difficile mai scritto, e quindi chiaramente tutti sbagliavano quasi tutto, e alla fine... il punteggio minimo era basso per tutti, il punteggio fatto era basso per tutti, ok? Io feci, che ne so, 47, 48, una cosa del 46, ed era utile per Bologna. Mentre negli ultimi anni, in cui la facilità del test sta aumentando, la competizione si gioca a un livello più alto di punteggio, ma non cambia niente, perché come è più facile per gli altri, è un po' più facile anche per te, quindi non è cambiata la complessità della selezione, assolutamente. Quindi come punteggio minimo quest'anno, per esempio, cioè giravamo attorno ai 60 punti, e che ne sappiamo cosa accadrà con il prossimo test. Ci aspettiamo che rimanga più o meno in linea, però fino all'ultimo non possiamo averne idea. Quindi non esistono, diciamo, domande come qual è il punteggio minimo per entrare. L'unica risposta certa sarebbe 90. Se tu fai 90 è sicuro che entri, però... Sì, non sappiamo come sarà il test, quindi questo. Una ragazza ci chiedeva, non mi ricordo chi, però fidati, ci chiedeva su Universitaly cosa stanno a significare le scelte, le sedi con gli asterischi. Ci sono delle, esatto, bravo, bravo. Sì, su Universitaly ci sono alcune sedi, come ad esempio... Medicina e Chirurgia a Forlì dell'Università di Bologna, oppure Medicina e Chirurgia a Taranto dell'Università di Bari. Quindi sono delle sedi che fanno parte di università, ma non sono nella città di quell'università, ma in altre città. Perché hanno l'asterisco? Non per questo, ma perché sono in fase di accreditamento, sono in fase di... sì, accreditamento, non trovo un altro termine giusto per dirlo. E dice proprio Universitaly, se l'accreditamento di queste sedi non andrà a buon fine, semplicemente queste scelte, come ad esempio Medicina e Chirurgia a Forlì, scompariranno dalla tua lista delle preferenze. Quindi, visto che sono delle sedi nuove, cioè non c'è mai stata Medicina e Chirurgia a Forlì, per dire, dell'Università di Bologna, se non si concretizzeranno queste nuove sedi, allora chiaramente non potrai concorrere per queste sedi e spariranno dalle tue preferenze. Grazie Alessandra per avermi voluto regalare un sorriso. Alessandra a cannone. Senza la... Senza cannone. No, a cannone nel senso... Va bene, niente. Lei è la donna cannone. Va bene. Vediamo un po'. Ecco, esatto, questo è diciamo, un dato di fatto, cioè già l'allegato 4 del bando, in descrizione a questa live, se la state seguendo su YouTube, anzi soltanto su YouTube l'abbiamo trasmessa, quindi troverete in descrizione, il link al bando, con tutti gli allegati, e nell'allegato 4 giustamente già sono indicate tutte quelle che sono le sedi disponibili per provincia in cui andare a fare il test. Quindi se siete curiosi dove l'università gli può mandarvi, potete verificarlo lì, o ormai direttamente su università, tanto università di esatto. Miriam ci dice, confermate che la Piemonte orientale è segnata come Vercelli Avogadro? Sì, Miriam. Michela invece ci dice, cosa? Hai controllato tu adesso? Sì, lo so, fidati, trust me. Michele invece ci dice, se non vengo assegnata alla prima scelta... Il sesso delle persone. Non ho capito. Che devi fare più attenzione se le persone sono maschi o sono femmine. Michela! Quindi ho detto Michele, prima no. Un'altra persona mi avevi detto che, che era maschio, invece poi era femmina, anzi o il contrario. Insomma, stavolta ho detto Michela. Se non vengo assegnata la prima scelta, sono comunque prenotata lì? No, cioè alla prima scelta puoi venire solo assegnata, perché la prima scelta è proprio
quanto di più alto tu possa, a quanto di più alto tu possa ambire. Quindi se tu, ad esempio, fai un punteggio buono per immatricolarti nella prima scelta, allora sei assegnata. Se fai invece un punteggio non un punteggio inferiore rispetto a quello minimo per accedere alla prima scelta, ad esempio, potresti essere prenotata nella seconda scelta. E se decidi di aspettare lo scorrimento per aspettare un posto nella prima scelta, nel momento in cui avrai nel momento in cui si libererà un posto nella prima scelta, allora risulterai assegnata lì. E se non ti immatricoli quando risulti assegnata, allora perdi il posto dopo 4 giorni, chiaramente. Cioè, è solo una questione di voci, perché poi alla fine Sì. concettualmente tu sei prenotata lì se non sei subito assegnata. Perché prenotata vuol dire in pratica lì che stai aspettando, no, che si liberi qualche posto, a meno che tu non ti immatricoli nelle scelte successive a cui sei magari utile in termini di punteggio. Quindi se tu aspetti ad immatricolarti perché pensi che si possono liberare i posti in prima scelta, ok. Ha più senso mettere Verona, dove vivo, o Milano, che ha un punteggio minimo più alto? Dipende. Se tu vuoi studiare a Milano, e puoi studiare a Milano, allora assolutamente la tua prima scelta deve essere Milano, e poi Verona è quella che vuoi mettere. Cioè, non devi mettere Verona come prima scelta solo perché temi di non fare un punteggio minimo abbastanza alto per Milano. Perché se mettessi Milano come prima scelta e non facessi un punteggio minimo abbastanza alto, per entrare a Milano, allora, vabbè, si frega Milano e il tuo punteggio va a vedere se è utile nelle tue scelte successive, magari Verona. Quindi mettere Verona prima di Milano semplicemente ti preclude matematicamente di andare a studiare a Milano. Ok? Ho Allora, deciso. invece, Tania Coldebella. Tania Coldebella è una ragazza, Enrico, per tua informazione. Abbiamo affermato. E dice, ci sono dei posti di medicina a Trento. Ah, ma perché assistiscono 60? Forse No, sì, adesso. in realtà Trento fa parte di quelle università con l'asterisco. Quindi in teoria la fase di accreditamento di Mario? Trento. Mi senti? Temo si No, sia bloccato tutto. tu sei Però bloccato, non io c'è motivo. invece no. Riuscite a vedere Non c'è proprio Enrico, motivo. la faccia di Enrico muoversi? Comunque sì, Trento è una di quelle università in fase di accreditamento e basta, questo. Eccoti, forse la connessione, sai? No, Non sto capendo. eccoti, ti vediamo. Cos'è accaduto? Niente di preoccupante, secondo me. Cos'è? Ora si vede, ora sì. Ora non ti vediamo più. Ora ci sono solo io. E va bene. Eccomi. Ah, Ma cosa era successo? Ma cosa è ciao. successo? Non lo so. Boh. Vabbè, non fa niente. Boh. Ora ci Ok, sei. sì, ci sono. Allora, Enrico è bloccato nella vita proprio già, io sono proprio bloccato. Chiaro. Andrea Fasanella, Enrico. Andrea Fasanella, Sì, che è un un attimo ragazzo, anche se che... con quel Aspetta. nome, con quel nome, con quel nome, Un poteva essere attimo che un salgo. altro. Eccoti. 6 posti sono aumentati col nuovo bando, comprendono anche quelli delle università private? Sì, i posti, 13.072 posti, sono i posti di medicina e chirurgia anche considerando le università private. Quindi sono i posti di medicina e chirurgia in tutta Italia, in tutte le università, anche quelle private. Oh. Ok, vediamo un po'. C'è altro? Guarda un po'. Ivan, Ivan. Ivan Stati. Se la mia prima scelta ha un punteggio minimo più basso rispetto alle altre, ha senso metterla come prima scelta? Ivan, se ci vuoi studiare in questa prima scelta, ha senso. Se non ci vuoi studiare, non ha senso. Cioè, dipende tanto da dove vuoi studiare. Cosa che Ma non... ripeteremo all'infinito. Enrico, qual è il tuo No, problema? ho visto che ci sono 52 richieste di messaggio su Instagram e mi viene da piangere.
Ma come possiamo rispondere? Adesso vediamo, dai. Scusa, Io scusateci rispondo, se ragazzi, ma rispondo. collegatevi tutti qua, siamo qua, dopo che fate le richieste di Ma perché messaggio. 52 richieste? Vabbè, vi risponderemo fra Non 7 anni, finiremo di rispondere. Allora, dai, gli ultimi 10 minuti. 10 minuti di Sono domande e andiamo. d'accordo con te. Intanto iscrivetevi al canale, lasciateci un mi piace per favore, Da, ci aiutereste tanto. ora metto Bah, iscrivetevi al un canale è bomber. utile, iscrivetevi al canale è molto utile per loro. Io lo dico per loro perché alla fine a me non è che mi pagano se ho più iscritti al canale YouTube. Quindi Sì. per loro non mi A pagano, no, me non ci nessuno. parla, infatti. Nessuno. Davvero. Ora scrivo un banner che è non Non iscrivervi al canale. ho capito. Canale se lo dice. Guarda, questo è bello. Guarda. Ah, ok. Penso che lo lascerò qui. Sì. Allora, Ok. allora non lo dico, però iscrivetevi lo stesso. Dai, allora fateci qualche domanda diversa, nel senso abbiamo detto tutto riguardo a questi discorsi. Vediamo un po'. Ma anche domande stupide, basta a ragionare. Tanto, università è chiaro, noi non serviamo a niente, voi andate su università lì, e trovate tutto, c'è Sì, scritto, ma basta. adesso pubblichiamo il mio video, che non ci può essere qualcosa di più chiaro sull'internet del mio video, perché io è a prova di nonna quel video che ho fatto, quindi non è possibile. Percepisco del pregiudizio verso le No, no, nessun pregiudizio, anzi, molto rispetto per le nonne, molto, molto rispetto. nonne. Ma Alessio dice che questa volta, esatto, eccolo, eccolo. Alessio, è chiaro che sia della provincia di Cosenza, perché è troppo simpatico, cioè, non troppo. ci penso, Alessio, ci penso. Allora, Davide Baldini, prima avete detto Davide Baldini è un uomo, Enrico, ok? Sì, non scherzo. Grazie. Prima avete detto che la graduatoria dipende dal punteggio. Se io e un altro abbiamo lo stesso punteggio, come funziona? Allora, sul bando c'è una sezione dedicata proprio a questa evenienza qui, quindi ai criteri che si seguono dopo che tu e un altro avete lo stesso punteggio. Comunque, si prendono prima i punteggi nelle diverse sezioni, quindi si vede chi ha fatto più punteggio, ad esempio nella sezione, anzi, senza ad esempio, prima nella sezione di logica più cultura generale. Se hai fatto più punteggio tu, sei tu a passare rispetto a lui, mettiamo ad esempio. Poi, se avete lo stesso punteggio anche in questa prima sezione, si vede la sezione di biologia. Se avete lo stesso punteggio anche in questa sezione, si vede la sezione di chimica e via discorrendo anche con matematica e fisica. Se avete tutto identico, allora passa il più giovane. Quindi ci sono prima questi criteri di punteggio in base chiaramente al peso, in quantità che hanno le diverse sezioni e se avete proprio un test identico, passa il più giovane. Vero, Lo so che è vero, lo so bene. Allora, sempre. al canale, puoi iscriverti al canale sicuramente. Esatto. Sicuramente. Sempre Ivan Stati, ma Ivan. mettendo come prima scelta un ateneo con un punteggio minimo basso e non rientro, nelle altre scelte con un punteggio più alto non avrei speranze di rientrare. Questo è un di logica verbale. Non ho capito, esatto, non ho capito bene. Allora, mettendo come prima scelta un ateneo con punteggio minimo basso e non ci vado. Beh. Nelle E non altre rientro. scelte, ma non puoi, è chiaro, cioè No, nel no, senso, certo, perché non trovo entri il già nella prima. passaggio logico errato della domanda di Ivan. Il passaggio logico errato Esatto. è quel non rientro, perché se il tuo punteggio minimo è basso nella prima scelta, se non rientri in quelle, non rientrerai in nient'altro. Esattamente, proprio mai, La neanche nei risposta bar. alla domanda di Ivan è no. Grazie, Esatto, Miriam. brava Miriam, 1,5 punti in più a te. Giacomo Scremin, quando si è nello stato di prenotato, cosa bisogna fare? Allora, fare un bel respiro, Ci prenotare manca. una classe di yoga, prendere un bel caffè e
in più puoi fare due cose se sei prenotato in un'università. Puoi o immatricolarti nella facoltà in cui risulti prenotato, oppure puoi confermare l'interesse per gli scorrimenti e aspettare che una facoltà, o meglio, un ateneo sopra in graduatoria abbia un posto libero durante gli scorrimenti, perché magari uno dimentica di immatricolarsi e quindi lascia un posto libero che viene preso da te. Chiaramente questa cosa qui la puoi fare tecnicamente anche per più università, cioè se tu sei prenotato nella sesta scelta, nella tua sesta scelta, ma vuoi a tutti i costi arrivare ad immatricolarti nella tua terza scelta, per dire, tu teoricamente puoi continuare a scalare la graduatoria con i diversi scorrimenti, quindi puoi arrivare ad essere prenotato alla quinta facoltà, alla quinta scelta, alla quarta, per poi arrivare alla terza, però è chiaramente molto molto poco probabile, e se ne hai la possibilità... Mario, mi stai ubriacando di parole. È giusto così. Se ne hai la possibilità, immatricolati subito, adesso se vuoi, se puoi anche. 5 minuti. Come si fa ad esprimere interesse negli scorrimenti, Enrico? Tu ti vesti bene. Esatto, ti vesti bene, vai dal rettore, gli dici, inizi a dire, voglio, capito? Sono... Tu inizi che ti vesti, comunque ti vesti bene, poi vai là, sì, dici, guardi, io sono interessato. No? Con la gonna sotto il ginocchio, perché comunque odore, rispetto, ambiente istituzionale, assolutamente. Esatto, e lui capisce, cioè, allora, se lui non capisce che tu sei interessata, hai sbagliato qualcosa proprio nell'approccio. Quindi, sì, diciamo, ti rimandiamo alle lezioni di Mario nella scuola online, dove parla di approccio, proprio. Esatto, nella masterclass, 40 posti, gli ultimi 40 posti finiranno domani. Ho visto che erano 33. È vero? Mi ricordavo. 33 sì, posti, 33. Comunque semplicemente su Universitaly c'è una sezione dedicata agli scorrimenti, quindi tu devi cliccare un tasto, niente di più. Rebecca, scusaci se abbiamo cazzeggiato prima di rispondere. Guarda qua, tu lo vedi? Guarda che credibile storia. Allora, la masterclass promette l'esperienza più completa che un ragazzo può ottenere in questo momento sul web. E non ho paura a dirlo, perché è così, è la verità. Guarda che cosa incredibile, posso anche zoomarla. Voi lo potete fare? No, io sì. No, assurdo che puoi zoomarla. Vai alla parte dei posti subito, vai alla parte dei posti. Guarda, funziona così, tu clicchi qua, dici, guarda. Vai alla... 33 posti, cioè, pazzesco, ragazzi. 33 posti finiranno tipo in 20 minuti. No, scherzo, no, però finiranno in poco tempo. Esatto, vabbè, comunque 33 posti ce la facciamo così. 33 posti, entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Non lo sapresti dire. Qui dobbiamo aggiungere il, come si dice, la voce Mario insegna l'approccio, capito? O non hai capito? No. Forse no. Non hai capito. È quello che dicevo prima a Rebecca. Capito? No. A Rebecca, come si esprime l'interesse? Bisogna imparare a esprimere l'interesse, quindi noi aggiungiamo... Allora, aspetta. Ilenia Stevanella, che è una ragazza, Enrico, per tua informazione. Non la vedo. È molto bello questo messaggio. Potremmo fare delle live predisposte all'uopo, al cazzeggio completo. Se vi può interessare, lasciateci un commento o un like e ve la facciamo davvero. Io voglio i soldi. Se mi date soldi, io lo faccio, se no no. Enrico, sei un mercenario. Certo, hai voglia. Letizia Fazzini ci chiede quando bisogna scegliere tra medicina e odontoiatria. Quando bisogna scegliere, Enrico, fai il serio, per favore, che ci rimangono 2 minuti, anzi meno di 2 minuti. Sto arrivando, scusa. Ecco, grazie. Eccoci. Letizia Fazzini, terz'ultimo commento. Quart'ultimo adesso. Dimmi, che vuoi da me? Ecco. Quando bisogna scegliere tra medicina e odontoiatria, allora tu, dice, mentre fai... Quando uno lo sa, dice, io voglio fare, capito, il dentista. Sei uno scemo. Allora,
nelle preferenze tu hai la possibilità di mettere Bologna medicina, ad esempio, come prima scelta, oppure Bologna odontoiatria, oppure puoi fare Bologna medicina prima scelta, Bologna odontoiatria seconda scelta. Quindi in realtà la lista delle preferenze di medicina e di odontoiatria è la stessa, e in base al punteggio semplicemente tu arriverai ad immatricolarti a medicina o ad odontoiatria. Chiaramente, se tu vuoi fare solo medicina e non vuoi fare odontoiatria, non inserire odontoiatria all'interno delle tue preferenze, così come il contrario. Se vuoi fare odontoiatria, non inserire medicina, perché correresti il rischio di essere immatricolata a medicina e di perdere così la tua vita dietro a inutili professori che sono stupidi. Esatto. Allora, ci chiede Noemi, ma cos'è l'uopo? Dai, come cos'è l'uopo? Noemi, questa domanda ci fa capire che tu ieri in live non c'eri, e questo era molto male, molto, molto cattivo. L'uopo è un termine che al ministero piace e che usa spesso e che trovi nel bando. E l'uopo... Una sola volta. Non è vero? Piace. No, quando l'ha usato ha colpito. L'ha usato bene, l'ha usato in modo oculato. Comunque l'uopo vuol dire... all'occasione, esattamente no, per quello scopo. Vuol dire, no. Per quello scopo, sì, ma Enrico, te l'ho spiegato io cosa voleva dire. Utile a ciò che sto descrivendo nella frase. E io cosa? All'occasione. L'occasione, hai ragione, all'occasione non spiegava il concetto, però va bene. Guarda, penso come si esprime in maniera esplicita. Incredibile. È finita l'ora. Io, ok, vi lascio con la frase di oggi. Io sminuirò, come hai fatto con la mia ieri. Questo lo mettiamo qui, Enrico Luopo. Eccolo, Enrico Luopo. E prima di cliccare su End Broadcast, qui in alto a destra, la frase di oggi è questa. È una frase semplice. Iscrivetevi al canale. Questa è una frase piccola. Possono essere, vediamo... 11 parole piccoline. Ma te la sei scritta? Ma no, cosa no. Sei? Io devo avercela chiara. Ma Enrico, se sei proprio veramente. La leggerò. E non è nemmeno mia, ma è di Einstein. Però una bella frase, che è questa: chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. È molto bella, però è una frase molto bella che, però, detta da Enrico, perde un po' di significato. Mario, la chiaramente chi ce la sta facendo, che in questo caso sono io. Sì. Ragazzi, è stato un piacere stare in live con voi. Per tutte le altre domande che abbiamo saltato, ovviamente non siamo dei robot, non possiamo rispondere a 765 miliardi di domande. Ce la fate nelle prossime live. Se volete la live di cazzeggio, davvero ditecelo, che la facciamo con piacere, perché ci piace perché, cazzeggiare tanto. No, anche perché è chiaro che vedi prima c'era una. Vedi. Lei dice che è d'accordo con Ilenia, ma non è d'accordo gratis. Con me. Non è d'accordo con te, però con me sì, io gratis ve la faccio volentieri una live, Enrico. Io non lo so, voi avete Twitch, raga, io non ho idea se voi abbiate Twitch o meno, perché io è da tempo che dicevo a Mario, andiamo su Twitch, quindi se Ilenia dice che... Andiamo su Twitch, sembra un pianeta Twitch. Sì, andiamo su Twitch, capito? We choose to go sparchiamo to Twitch. Su Twitch. We choose to go to lo Twitch, not because it was easy, but because it was hard. Dai, incredibile, sì. Mario, perché sì. Ti perdi qua? Va bene, sì. Amici, è stato un piacere. Ragazzi, ci vediamo mai. È stato un piacere, come sempre. E basta. Alice dice: ma che Twitch? Ma che Twitch? Bello. Ti prometto, io l'ho scoperto da poco. Vabbè. E il bello è che lo dico su YouTube, quindi è problematico. Vabbè, niente. Addio per sempre. Ragazzi, un bacio. Ciao. End bro.